Buongiorno amici, benvenuti a un'altra puntata di Art Attack God Edition. Oggi parleremo di un sistema rapido ed efficace per texturizzare i tessuti. O meglio, prima precisazione, più che di tessuti dobbiamo parlare di un tipo di tessuto, cioè quello grossolano, a maglia larga. So se avete presente i sacchi di juta, ecco, una roba del genere. Questo perché? Perché penso che capiate anche da soli che la textura di un tessuto tipo seta, diciamo così, su un modello da 28 mm è ridicolo. Non so se avete presente le dimensioni di un filo di seta, già non si vede la texture quasi con le dimensioni naturali, figuriamoci su un soldatino alto 28 mm. Quindi qui parliamo principalmente di tessuti grezzi, appunto la juta, come vi avevo detto. Come vedete, ho già dato la base di colore, che è in English Uniform della Vallejo, tanto per cambiare. Io in questo caso l'ho anche tagliato, come vi avevo detto in un vlog precedente, con il Mojave White della Scale Color. Questo principalmente perché volevo avere una copertura e un'opacità già di base. Ma è stato proprio un taglio della serie 3 a 1, se va bene, ma anche meno probabilmente, proprio solo per ottenere le proprietà degli scale e la tonalità del colore Vallejo. Questo è quello che volevo. Poi voi fate un po' quello che volete anche con i colori, prendete il colore che avete, che siano i sita, delle cose. Ecco, altra cosa, non è inutile chiedermi che colori consigliate di usare, cioè se fossero in marca sita del cosa prendere, cosa. Guardate il colore che sto usando, guardate le tonalità della sita e vedete quello che vi piace. Anche perché io onestamente non mi ricordo gli altri nomi delle altre marche, quindi è anche abbastanza inutile. Vado a cercarli su Google apposta per rispondervi, quindi lo faccio io, potete farlo tranquillamente anche voi, immagino. Detto questo, appunto, iniziamo. Il colore di base è più o meno steso, un'altra mano potrebbe anche essere gradita, però vabbè, diciamo che per noi va più che bene. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo appunto creare la texture. Come si fa? Si prende il colore di base che avevamo utilizzato, l'English Uniform in questo caso. Si aggiunge il Mojave White, o comunque nel vostro caso un bianco sporco, un bianco panna, ecco, mettiamola così. In una proporzione, in questo caso direi a occhio, per quello che sto facendo, di due parti del colore di base e una del Mojave White, per ottenere appunto un colore molto più chiaro. Dovete avere una diluizione media da stesura di colore, non deve essere particolarmente liquido perché altrimenti non lo controllerete. Un pennello con una punta ben definita e sottile, possibilmente, e non troppo colore sul pennello perché altrimenti farete delle macchie assurde. Molto semplicemente quello. E poi iniziate molto semplicemente a fare questo lavoro, cioè a tirare delle righette. Cercate di, quando fate questo lavoro, di concentrarvi principalmente sulle zone in rilievo del tessuto. Vedete che in questo caso cerco di evitare queste zone rientranti, perché comunque nelle zone in ombra vedere la trama sarà ancora più complicato. Tecnicamente, volessimo fare bene il lavoro, dovremmo fare tutto molto accennato, scurire. Poi aggiungere ulteriore colore chiaro per fare queste zone più illuminate e così via. Visto che comunque è un tutorial per fare le cose in fretta e non abbiamo tutto sto tempo da perdere, visto che noi non siamo pittoroni, noi non facciamo arte, facciamo soldatini, lavoriamo in questo modo, molto veloce però efficace. Come vedete, abbiamo già ottenuto la prima parte della trama.
Ora, sempre con lo stesso colore, ovviamente, ne prendiamo altro, dobbiamo fare ovviamente l'intreccio. Se volete aiutarvi, se vi siete comodi a fare i tratti orizzontali, semplicemente girate il modello, altrimenti insomma, fate come siete più comodi e fate. Non dovete essere, soprattutto una volta che avete fatto preciso e costante uno dei due orientamenti, l'altro non deve essere necessariamente una quadrettatura precisa, perché altrimenti viene molto finto il lavoro. Invece provate a fare delle righe qua e là, cercate di farle dove vedete che secondo voi ha più necessità di saltare fuori l'intreccio. L'unica cosa, cercate anche di farle relativamente strette, cioè non lasciate dei quadrettoni enormi, sempre comunque tessuto è, se fossero così distanti le fibre non coprirebbe per un cavolo, no? Insomma, tecnicamente l'obiettivo di un tessuto è coprire, tecnicamente, o contenere nel caso dei sacchi, però insomma. Continuate, se volete potete aggiungere ulteriore colore chiaro, quale sia quello che avete scelto, per fare le zone più in luce e far saltare fuori di più la texture. Anche qui, ribadisco, non dovete stare particolarmente attenti, precisi e cose simili, deve soltanto dare l'idea, l'effetto, poi tenete conto che soprattutto nel caso di modelli molto piccoli di unità o cose simili deve proprio suggerire più che essere effettivamente una pittura precisa. E qui potete più o meno vedere già come sia venuto per impatto l'effetto. Potrebbe già andare bene, ma noi non ci accontentiamo, ovviamente. E facciamo un lavoro, e cioè prendiamo in questo caso ancora il colore di base e ci aggiungiamo un po' di questo mio adorato colore, il Dark Sea Blue. Non lo amo come l'Orange Brown, ma lo amo molto di più, veramente molto di più. Il Dark Sea Blue lo userei praticamente per ogni cosa. Ne aggiungiamo un po' al colore di base perché, come vi spiegherò in un vlog successivo, è una questione di teoria dei colori. Praticamente il marrone e il blu, per semplificare, sono complementari e mischiati tra di loro tendono a spegnersi a vicenda. In questo modo otteniamo un marrone ancora più spento e più scuro e possiamo lavorare su tanto una impostazione di ombre. Ombre che devono essere fatte con colore molto diluito e poco sul pennello, tirandolo così. Poi tirate qualche linea di questo colore tra molto leggera, deve essere molto leggera quando fate questo lavoro, tra la texture. Dovete essere molto leggeri perché se colorate effettivamente, cioè se date la strisciata marrone bluastra, viene una schifezza immonda. Deve essere proprio solo delle passate per rimarcare ulteriormente la texture. Scusate l'interruzione, però c'è stato un piccolissimo imprevisto, altresì noto come hanno suonato al citofono, quindi dovuto rispondere, pazienza, scusate, insomma, comunque. Comunque eravamo rimasti a questo, quindi tecnicamente la texture
è stata data, come potete vedere, spero che si veda abbastanza in video. Non mi sembra una tecnica complicata, non è ovviamente ottimizzata, nel senso che se dovessi fare questo lavoro, se uno volesse fare questo lavoro per un pezzo un filino più impegnato, dovrebbe comunque curare di più le pennellate, stare attento a non sovrapporle in maniera caotica e tutto. Qua si cerca semplicemente di dare l'effetto, l'impressione, e direi che l'impressione è buona. Può sembrare effettivamente del tessuto di juta, diciamo di sì. Altra cosa che si tende a fare quando si vuole migliorare un po' è utilizzare dei cosiddetti filtri, quindi velature, lavature molto controllate, cose analoghe per cambiare le tonalità. Io qui personalmente, per esempio, darei in alcune zone, soprattutto in zona d'ombra, un tono verdognolo. Utilizzerei un rossiccio, il mio adorato orange brown, anche qui molto diluito per dare il tono, cioè dare nei mezzi toni o addirittura nelle luci. Insomma, fare dei lavori del genere, ma queste sono appunto cose molto avanzate.